Ragazzi, e benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di GTA Minecraft. Allora ragazzi, come state vedendo, oggi sto registrando di mattina, lo potete notare dal fatto che c'è poca gente. Infatti quando tipo registro di mattina non c'è nessuno, o tipo 30 persone, nel senso che comunque da 130 a 130 persone sono una bella differenza. Allora ragazzi, sto un attimo qui, ho scoperto che non possiamo ufficialmente vendere dall'armory le nostre armature, quindi le ho buttate, ho lasciato tanto, vedete, tipo il cibo e le munizioni, e mi avete scritto nei commenti che dovrebbe esserci una texture pack, e ora infatti andrò a vedere sul sito se c'è una texture pack, la metteremo. E la cosa che possiamo fare comunque è vendere solamente le armi, perché quelle insomma le possiamo vendere tranquillamente. Quindi spero davvero di riuscire a trovare un po' di armi da poter vendere e magari di recuperare anche qualcosa di decente, visto che le nostre armi sono un po' messe male. Mi avete detto che lo rifle si mira col tasto sinistro, però solo così non capisco come si faccia a mirare sinceramente, ma lo vedremo più tardi. Comunque andiamo a trovare la texture pack adesso. Ok ragazzi, allora l'ho inserita, come potete vedere abbiamo ufficialmente adesso le armi fatte molto molto meglio. Oh, beh, una certa differenza c'è ragazzi, quindi ci sta. Spero in realtà che le altre siano ben diverse. Comunque abbiamo anche le shell, ora ci dice anche addirittura cosa possiamo utilizzare. Abbiamo addirittura l'armatura fatta molto molto meglio, un po' strana sta faccina, ma insomma l'idea è quella. E quindi possiamo ufficialmente entrare e andare ad attaccare i nostri cari amici player. Speriamo di trovare qualcosa di decente, come stavo dicendo, nel loot chest, così da andare avanti. Perché se stai chiedendo dove si trovano, dove si trova questa su pack, basta scrivere GTA mod resource pack, la trovate tranquillamente. Ok, possiamo andare in realtà ragazzi. Boom, andiamo. PvP enable, lo so benissimo questa cosa, ma non è un problema perché noi adesso dobbiamo andare, semplicemente a recuperare oggetti. Allora andiamo per le armi ragazzi, le altre cose le lasceremo un po' avanti perché per ora non ci interessano molto. La carne cruda e cose così insomma non sono tanto importanti, quindi facciamo attenzione. Allora, vediamo un attimo come avete detto. Ah, vedi cosa sinistro? Sì, tipo fai una specie di mirino che ti permette di sparare. Ok, visto che avete detto comunque nei commenti che se non miravo in un certo modo insomma era proprio stupido fare queste cose. Ok, questa cosa è common blueprint, ok, come un blueprint che può darci una qualsiasi arma. Ricordiamoci che abbiamo trovato anche un po' di roba nella scorsa puntata in termini di blueprint, quindi voglio trovare anche qualcosina di buono in questa puntata. Andiamo col cavallo direi, visto che ci dà una grande mano, perché possiamo correre più velocemente, anche scappare in realtà dalla gente. Oh, che bello, sto recuperando anche un po' di munizioni che potrebbero tornarmi utili in futuro. Uno, shotgun blu. Ok, non male, non male. Però il problema è che non cambia la texture. Non so se ci saranno texture diverse, quindi lo vedremo pian piano andando avanti nella partita. E comunque devo andare alla ricerca di un paio di cosette, quindi ci vediamo fra poco appena troverò qualcosa di decente da poter vendere, comunque cose di questo tipo insomma. Ora ragazzi, ho trovato un bel cecchino in realtà, che non è niente niente male, soprattutto è molto meglio del mio. E sì, comunque ci sono i vari armi che possiamo anche utilizzare in modo migliore, quindi ci sta come cosa. Perfetto, quindi possiamo continuare per il momento. Speriamo di trovare comunque qualcuno da poter affrontare, ma per il momento non c'è nessuno. Oh merda, avete visto quello là ragazzi? Oh merda, oddio. Devo cercare di attaccare i ragazzi. Oh, merda, 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 merda. Shotgun, 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 shotgun. Devo tenerlo distante, ragazzi. Aspettate che adesso lo picchiamo così. Ok, ok, lo sto picchiando più che posso. Ok, merda. Aia, è un pezzo di merda, un pezzo di merda, ragazzi. Ok, sono in due, sono. Mi sa di sì, ragazzi, lo sapete. Oh, cavolo. Merda, 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 merda. No, 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 no. No, merda. Ma dai, cavolo, mi hanno ammazzato ragazzi. È difficile davvero riuscire a scappare. Comunque vabbè, mi sono tenuto almeno la common blueprint. Però porca merda, li trovo, ok, ci sono, la gente c'è. Vediamo un attimo nel blueprint cosa riesco a trovare. Ah ok, aspettate qua, devo fare, no cos'è, shift giusto? Ah no, left click, scusatemi. Beh, non me lo fa aprire ragazzi. E perché non posso aprirlo? Ah, beh, devo andare da blacksmith. Ah ok, me l'ha dato così, perfetto. È una ground pound gun. Ok, e vabbè, non so se è decente sinceramente, ma dovrebbe essere una buona cosa per iniziare. Comunque siamo morti di nuovo, che merda. È davvero difficile riuscire a sopravvivere in questo mondo ragazzi, come state vedendo. Quindi insomma non è proprio facile facile facile, ma vorrei un attimo evitare di farmi ammazzare in ogni episodio sinceramente. Allora, questo fucile che ho preso non so se è qualcosa di decente. È uno shotgun, perfetto. Quindi in realtà possiamo far così e ricaricare senza problemi. Ricordiamoci che comunque per ricaricare ci metti un pochetto, è un po' un problema, ma ci può stare.
E così almeno ufficialmente abbiamo un po' di armi. Ricordiamoci anche che non c'è la caduta, nel senso che possiamo cadere tranquillamente e non morire di nessun tipo di danno da caduta. Almeno più era così, speriamo ancora che così, perfetto. E possiamo continuare. Abbiamo un sacco di munizioni per lo shotgun, quindi spero ovviamente di riuscire a fare qualche danno. Ma soprattutto adesso dobbiamo rifarci la cavo armatura. Quindi che palle! Odio sta gente che mi ha ucciso senza un motivo reale. Beh, perché l'ho attaccato io per prima, però insomma l'ideale sarebbe non attaccare così tanto velocemente la gente. E beh, comunque ci riproviamo, non preoccupatevi. Ragazzi, ragazzi, c'è qualcuno? Maledizione! Aia, mi ha missato, meno male. Ok, l'ho beccato. E adesso sto cercando di scappare, ragazzi. Devo scappare, devo scappare. Non posso attaccarlo per il momento perché io ho un'armatura di merda. Lui invece ha un'armatura in ferro. Quindi non mi converrebbe, sinceramente, al momento. Aia, infatti, vedete, mi ha levato un botto. Mi ha levato. Porca vacca, devo scappare. Devo scappare, devo scappare. Devo cercare di andare via. Cavolo, aia, diamine però. Non si può, ragazzi, perché basta avere un cecchino e ti fottono. Diamine. Questo abbiamo imparato oggi, che la gente ti shotta appena ti guarda. Quindi meglio scappare, in effetti. Abbiamo perso un sacco di soldi e non abbiamo nulla di importante, ragazzi, con noi. Abbiamo perso davvero tutte le nostre armi. Questa è una brutta, brutta situazione per noi. Ma devo rifarmi, ragazzi. Devo recuperare un po' di oggetti ed essere più forte appena possibile. Magari devo trovare anche un'arma, visto che non ho armi al momento. E vabbè, comunque vado in giro. Ci avrei fatto un po' di armatura e di inventario, però non ancora abbastanza per poter affrontare qualcheduno che verrà verso di noi. Quindi facciamo molta attenzione a non farci beccare. Però voglio farmi un sacco di armi, come state vedendo, perché le venderò di nuovo per farmi magari qualche piccola cosa un po' più decente del normale, sinceramente. Visto che appunto ha delle armi un po' più carine, visto che l'altra mia arma levava parecchio ed era niente niente male. Quindi se riesco qualcosa di decente potrei farla al momento. Però non so ancora se sono pronto per questa cosa. Però torniamo allo spawn, non si sa mai. È meglio fare molta attenzione, recuperare la roba, vendere tutto e poi vedere quanti soldi abbiamo. Allora, siamo qui dal nostro caro amico Weaponsmith. Vediamo un attimo che armi abbiamo prima di tutto. Allora, abbiamo per ora, ho visto che ho preso un altro old rifle, old shotgun e un paio di Springfield rifle, che, cioè Springfield rifle, sì, insomma, è quello. E abbiamo quindi tre di questi da vendere, un old gun e questa roba dobbiamo vendere, mentre per ora terremo lo show off shotgun e il springy rifle, che dovrebbe essere abbastanza decente, tipo dovrebbe stare più o meno, insomma, in un posto decente, tipo sulle armi secondarie più o meno, sì, sono quelle, sarebbe in stone, in teoria. Quindi cosa facciamo? Andiamo a vendere per ora queste due springy rifle, quindi qua, facciamo, no, posso venderle, dici, solamente? Ah, ok, forse è questo, vero? Ok, sì, devo fare sell, quindi clicca su sell. Ok, allora le abbiamo venute due, le abbiamo vendute perché è giusto che sia così. Adesso dobbiamo vendere sta roba old e old rifle, perfetto. Quindi dobbiamo farci un po' di soldi, la vediamo un po'. Old rifle dobbiamo vendere, giusto? Sì. E poi due di questi old shotgun. Perfetto, abbiamo quanti soldi? Al momento 83, ci siamo infatti un po' di armi. Abbiamo ancora 38 revolver rounds, quindi quasi quasi mi comprerei una bella arma. Punterei su una Colt Revolver perché insomma vale molto di più sinceramente. E con questa abbiamo ancora un po' di altre cosette nuove. Buttiamo il cibo che non dobbiamo utilizzare perché insomma non ci interessa. E quindi abbiamo un po' di cose. Vediamo un attimo nel Common Blueprint cosa riusciamo anche a trovare. Eccoci qua, allora Weaponsmith, dimmi che cosa diamine ci trovo qui dentro. Ho trovato un M24 che dovrebbe essere in realtà migliore del Springfield. Allora controlliamo tramite il nostro Weaponsmith. E se è migliore ce lo teniamo, perché comunque sai com'è, è molto meglio del normale. Vediamo un po' che diamine c'ha questo coso. Allora, siamo nel rifle e non lo vedo, quindi non saprei se tipo non si può nemmeno vendere. Cos'è? Un M24. E dalla visuale sembra lo stesso dello Springfield, però non saprei sinceramente. Magari lo proviamo dopo in partita, ragazzi, vediamo un attimo com'è. Comunque, torniamo un attimo lì dentro perché devo andare a fare un po' di kill se possibile, visto che vorrei puntare a lootare qualcosa dalla gente, ma soprattutto a fare un po' di soldi. Anche perché ho due kill e tre death, che non mi piace come cosa. Sto esplorando in modo molto più tranquillo. Ho tratto un po' di boccettine, come vedete qui, di Bottle of Enchant. Ho tratto anche un redeemal, cioè un coin in sostanza, dovrebbe essere quello redeemal comunque. E sto un attimo capendo se devo o no camperarmelo un pochetto per riuscire a sopravvivere giusto un pochino per oggi. Perché non vorrei morire di nuovo, insisto. Perché insomma, tre morti sono tante già. E già ho perso un sacco di altre armi decenti. Quindi, insisto, non voglio morire. Quindi cerchiamo un po' in giro qua se riusciamo a trovare qualcosa. Ok, siamo in un punto abbastanza brutto perché qui la gente spawna molto spesso. E sarà che di dentro in realtà i loot sono niente male. E quindi molto spesso ci fanno lì.
perché vogliono fare un po' di killing, quindi ci sta alla fin fine. Peccato, questi posti, da quello che ho capito, sono i migliori per lootare e anche per altre cose. E devo anche capire però se c'è qualcuno qua vicino. Qua sta piovendo, mentre qui non piove, cosa strana ma vera. E vediamo un po', c'è un altro rifle, ho droppato qualcosa, non so bene cosa, ma l'ho droppato. E sto mettendo le armi sui primi tre slot, perché sto cadendo, perché i primi tre slot sono più facili da utilizzare col change dei numeri. E io faccio sempre così anche su Minecraft normale, quindi preferisco mettere lì le armi, così da poter cambiare velocemente le armi nel caso in cui dovesse essere necessario un certo tipo di controllo. O comunque devo fare attenzione alla gente che arriva. Poi sono una chest qui sopra, aspettate un secondo, ok. Sto cercando di fare molta molta attenzione a quello che state vedendo. Mi sto facendo l'armatura in chain, che preferisco in realtà rispetto a quello in oro, perché è anche più carina in realtà. Ok, col revolver, vedete quanto è figo ragazzi rispetto al normale. Molto più carino. Ok, però non c'è ancora nessuno in questa città di Murica. E sarebbe tipo americani, sarebbe l'idea comunque. E ho un po' di munizioni, perfetto. Ok, questo e questo. E per ora non c'è nessuno. Va bene, posso lootare in santa pace questa zona senza che qualcuno provi a farmi il culo. La cosa è adeguata, sinceramente. Ok, mancavano qua solamente, però. Sì, ok, perfetto. Ora sono un vero gangster, ragazzi. Ci sta, ci sta. O quello che dovrebbe essere un gangster, ma in realtà non è un gangster. Va bene, ok. Allora, buongiorno, amici belli. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Vedo una macchiolina lì, però non so bene cosa significa esattamente. Qui c'è un pozzo e c'è forse la miniera di cui vi parlavo, ragazzi, un tempo fa. Abbiamo trovato in oro, che non ci interessa. Ah, questa mappa, in realtà questa parte della mappa tipo ci sono anche nei survival game, se ci fate caso. Infatti sì, c'è questa mappa nei survival game con le chest, forse è la stessa, sapete. Sapete, forse è davvero la stessa. Oh, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda. Ragazzi, ma no, pezzo di merda, da dove è uscito? Da dove è uscito esattamente? No, raga, eppure in killstreak quel tipo di merda. Cioè, vi giuro, non l'ho visto, non l'ho visto arrivare, me lo sono trovato dietro. Cavolo. Va bene, ragazzi, direi che per questa puntata potrebbe essere anche tutto. Come state vedendo, non è per nulla facile riuscire a gestire un po' di nemici. L'ideale sarebbe giocare in team, perché comunque uno si guarda alle spalle dell'altro e più o meno si va abbastanza bene. Quindi ci chiederò magari a qualcuno di venire sul server e giocare con me, così da vedere un po' se riusciamo a resistere un pochetto dalle salti nemici. Comunque, noi ci vediamo presto, ragazzi, a un nuovissimo video della nostra serie di GTA Minecraft. Sapete cosa ne pensate di questo server, ovviamente. Lasciate un bel like, mi raccomando, arriviamo a 500 like se volete. Ci vediamo nel prossimo video, questo è tutto. Ciao ciao e alla prossima puntata.